Dovremmo essere in live. Ciao Psycho Steiner. Ciao Bamone. Buongiorno, buongiorno ragazzuoli. Ben ritrovati. Ciao Power. Ben ritrovati. Grazie, grazie. Ciao Zach. Mamma mia. Ciao Kershad, ciao Pelati e Fumetti. Ben ritrovati ragazzi. Buongiorno a voi. E ciao Marti. E vi chiedo subito se il rapporto voce audio è giusto. E se è giusto me lo segno a sto giro, perché mi sono rotto le balle di chiedervelo tutte le volte. Ciao Ceres intanto. Fatemi sapere se la musica è troppo forte rispetto alla voce, se si sente troppo poco. C'è questa musichetta della schermata dei titoli. In questo momento intanto mi metto il gioco davanti agli occhi, che non è una cattiva idea. Allora. Steins Gate. Sono due giorni. Tutti antidolorifici, Zach. Normale, normale. Ciao, Durri. Sì, Power, ma insomma il mio discorso era un po' diverso. Questa è un'obiezione che non ha rilevanza statistica, per fortuna. Ciao, Fate Irony. E bella lì a tutti, ragazzuoli. Tra l'altro non ho letto una sola obiezione che avesse uno spessore argomentativo, comunque buona così. E ciao Danny the Knight, tutturu a te. E facciamo load e ritorniamo nel nostro Steins Gate, cercando anche di ricordarci, avevamo flirtato molto molto a fondo con la nostra Makise Kurisu in una love story sulla quale scommetto abbastanza. Sleepy Grill, no, cioè chi se ne frega, non mi interessa. Ciao Ettore, ciao Pido Nadiale, ciao Dario Caporuscio, uno, bella lì, ciao Wizard, buona giornata a te, ciao Jimmy, e a fondo, andiamo. E questo è il save più recente, mi sembra proprio di sì, quindi è il nostro, hop. Buon pomeriggio, Dimi. Ciao, uomo stellato. Dottor Stranamore. È vero, non ho sbagliato restartando. Ciao, Jager. Ah, se fai fisica sarà dura. Ciao, Angelo, Michele. Ciao, Xitrio. Dai. Ritorniamo nel mood Steins Gate. Abbiamo avuto delle sequenze davvero, davvero molto ben scritte, secondo me. Di flirt con la nostra Makise. Ciao Rory intanto, grazie mille. Ciao Dimi. E no, io non l'ho sentito oggi Rick il suo podcast. E can you show me the phone wave? Questo ci chiede la buona Makise Kurisu e noi le daremo una risposta che sarà certo. Vuoi sperimentare? Non siamo più riusciti, ed è vero, non siamo più riusciti a ricreare le condizioni di laboratorio tali da rimandare una mail nel passato. Vediamo. E sai perché? Con umiltà, con rara umiltà, il buon Rintaro scuote il capo. Vediamo di fare un pochino di test, eh? Kurisu looks around the development room. Hai un sacco di strunzate, direi proprio di sì, ovviamente non è spazzatura, figuriamoci. È chiaro. Sono gloriosi frutti della scienza, i future gadget, ok. Ci sono dall'1 al 7. Linguaggio formale di Rintaro è fenomenale. Ok, prende il numero 4, Mod Snake. Non è un'arma. Mirai Gadget 4. Moad Snake. Un umidificatore istantaneo. Mizu o irete dengen o ireba. Wazuka su byou de tairyou no jōki ga fukidasu. Ok. Adesso non credo che alla buona Kurisu interessi davvero mettersi a cipollare tutta questa roba. Lo ripone infatti. Ah.
ha deciso di acquistarlo. Psycho Steiner, non fare sottolineature didascaliche. Lo sappiamo, non c'è bisogno di dirlo. Ti leggo, Eider Jimmy. Sarà molto, molto, molto difficile. Ciao Cappo, intanto. Tanto mi preparo con il traduttore a portata di mano, because ne avremo sicuramente bisogno. Aspettate un attimo. Borro, è acquisto o noleggio? Non mi ricordo mai. La cosa terribile è che mi scordo parole che già sapevo. Prendere in prestito, l'avrò guardato per la terza volta. E andiamo avanti. Si è messa il camice, quindi cambio d'abito, che sappiamo che con i personaggi di un certo tipo è sempre un piacere. E guardate com'è diventata simpatica, sta al gioco da matti, non è appropriato senza una veste, un camice da laboratorio. Che succede? You get it, don't you? Che cosa? Avremmo chiesto anche noi? Era una cosa importantissima per Rintaro e Makise Kurisu. Sta facendo tutte le cose giuste per farlo cadere in amore. Che non si traduce così, ovviamente. Daru si è rifiutato fino ad oggi. Cristina! Non so se tu intendessi fare un complimento, ma è uscito come un insulto. Diamoci da fare. Ha preso a prestito il camice, ok. E ha tenuto la cravatta, infatti. Ah, ciao Electron, dal treno, figata. Ciao Gikan no Sensei. Ah, è proprio un regalo per commemorare il giorno in cui si è unita al laboratorio. Non è mai stato indossato. La scelta dello Steins, vabbè, ok. Ok, Kurisu sta cercando in tutti i modi di portare l'attenzione di Rintaro a quello che dovremmo fare. E non è facile. Ok, entrambe le mani in tasca. E guarda la time machine, che ora sta sotto il tavolo. Time machine, eh? Di fortuna, ma pur efficace. L'esperimento precedente ha rotto il tavolo e ha lasciato persino un buco nel muro, lo sappiamo. Potrebbe succedere ancora. E così l'abbiamo messo sul pavimento. Potrebbe essere stato questo che fa sì che non... E così non avete tampered with the microwave at all? Tampered? Manomettere. Non avete manomesso il microwave, il microonde per nulla? Indico l'X68000. C'è del codice sullo schermo? È in modalità terminal. Possiamo cambiare i settaggi di fabbrica in questo modo e far sì che il microwave faccia cose che la sua programmazione non avrebbe mai previsto. Come era settato quando è successo il fenomeno? Domanda più che lecita. Niente diverso dall'ordinario. Era nei settaggi di fabbrica. Banana, moravo. Io non so come si fa. Non so come si fa. Andiamo avanti. The bunch of bananas only. Perché non sono una persona seria? Three bananas left. Sono di Mayuri. Basta. Non vi leggo neanche, mi rifiuto di leggervi in questi momenti. Oh, so I don't need your permission. Then I'll go buy new bananas tomorrow. Bene. Comunque Yotobi l'aveva detta giusta quando diceva che metti la banana è l'elemento comico veramente irriducibile. Kurisu takes one banana from the bunch, squats down and places it inside the phone wave. Ok. E inizia a digitare con il suo telefono. Ok, preme invio.
e inizia a girare all'indietro, lo sappiamo, in senso anche orario, immagino che si intenda, dopo 120 secondi schiocca e non succede nulla. E non si è gelificata, non è successo proprio un bel niente. Chiaramente scotta, esattamente, sì, soffia sulle dita, si è scottata, quindi il microwave ha fatto il microwave, se non altro funziona. Questo significa che la funzione nascosta trovata da Mayuri non era una freezing function, ovviamente non un forno a microonde non ha questo genere di funzioni, ma questo lo sapevamo già. Ci riprova ancora. Vedete, senza perdere tempo, eh? Non riusciamo a gelificare più, tantomeno riusciamo a mandare una mail nel passato. Il fatto di averlo abbassato, ma. E così quello che è successo prima immagino fosse una sorta di irregolarità, dopo tutto, no? Dobbiamo investigare, è chiaro. Bene. E siamo d'accordo per una volta. Sarebbe importante che adesso le scemenze che sono servite a costruire i personaggi così bene iniziassero a lasciare uno spazio più frequente all'avanzamento. Questo narrativamente inizia ad essere importante. Vediamo se sarà così, Ma ovviamente le ragioni di Kurisu e le mie sono probabilmente l'opposto. La mia assistente qui vuole confutare la mia teoria che in realtà il phone wave sia una time machine. Ovviamente rientrare al contrario. Nel precedente esperimento, dopo aver speso 120 secondi nel phone wave, la banana si è teletrasportata al cespo, ciocco, cosa? Casco. Gelificata. Dobbiamo pensare che sia ritornata al suo stato 120 secondi prima. Se fosse stato così non si sarebbe gelificata, risponde Kurisu. E così quello che vuole dire è che siccome si è gelificata non ha viaggiato indietro nel tempo. Ah certo, non un'irregolarità da poco. Buonasera, Werther. Sera, beh, sono 14.43. Si dice già buonasera alle 14.43? Non lo so. Sì, Electron, credo che tu stia per viaggiare nel tempo. Ciao Federico, intanto. The secret to its frozen state without gelifying. Non è considerato che possa essersi prima gelificata, no, non l'ho fatto. Credo che Mayuri abbia mangiato il refrozen chicken. Il sale non gelifica. Intendi che nulla è cambiato? Dopo l'ultimo fenomeno di scarica elettrica abbiamo passato tutta la notte sperimentando con cabbage, che sono i cavoli, radishes, radici, ma credo che sia anche un altro tipo di verdura. Da qui radish da Dragon Ball, rice, cognac, eccetera eccetera eccetera, crunchy coon and cup noodles, e nulla è successo. Andiamo a vedere che cosa sono i crunchy coon. Garu Gari Coon, finzionale, un brand di popsicle popolare in Giappone, sarà la citazione di qualcosa. 50 varietà sono vendute, oltre a quella è semplicemente soda come cola, grape e altri sapori. Win può essere scritto da una parte dello stick, un winning stick is a free popsicle. Le possibilità di vincere sono, si dice, siano intorno al 2%. Vabbè, insomma, va bene così. Stessa cosa con i liquidi. Prima del fenomeno tutto aveva successo, tutto funzionava. Dopo tutto falliva. Il microonde accumula elettricità, sta accumulando elettricità.
Hai detto che gli oggetti gelificati hanno assunto una struttura frattale, dico bene? Il sale è una struttura semplice di natura. Forse, quindi forse è questo che ha avuto l'effetto. Ma come fa tutto questo ad essere collegato all'elettricità? Insomma, un po' di pappone che ci stanno... Vedi? Dovremmo quindi ragionare sotto l'assunzione, l'ipotesi della teoria del viaggio del tempo. Ovviamente lei non ci sta, eh? Non va bene ragionare partendo dalle conclusioni. Invece, in un certo senso sì, nel senso che tu fai una teoria e poi la provi a falsificare. Abbiamo già avuto diversi esperimenti di successo. Non puoi negarlo. Non sono particolarmente preoccupata che questa sia o meno una macchina del tempo. Tanto per iniziare, è fisicamente impossibile per questo piccolo microonde produrre un'energia equivalente al Big Bang. E Kurisu frowns deeply, anche questa l'abbiamo sicuramente già cercata. Ci piglio, sì, aggrotta la fronte, no? Non possiamo riprodurre il fenomeno della scarica, no? Né la frattalizzazione. Dovrebbe esserci una ragione. Non abbiamo cambiato i nostri metodi, non abbiamo cambiato il settaggio, non abbiamo cambiato il soggetto dell'esperimento. Deve esserci un'altra variabile. Forse è l'osservatore. Interessante, Rintaro. Che cosa intendi? Teoria quantistica. Diciamo così. L'osservatore è un elemento importante nell'esperimento, Heisenberg. C'erano quattro di noi quando il fenomeno della scarica è accaduto la prima volta, ma prima di questo è successo quando c'era soltanto Ashida-san. Ogni volta però... però non c'è. Ogni volta la frattalizzazione è accaduta e c'erano o due o tre persone che osservavano. E sia tu che io abbiamo entrambi visto il fenomeno. In altre parole, le condizioni non sono cambiate. In questo caso... deve esserci un'altra variabile. Ce l'ho sulla punta della lingua, che è la frase iniziale della misteriosa fiamma della regina Loana di Umberto Eco. Non so se lo sapete. Then I hear a rumbling sound from Kurisu's stomach. Ha fame, eh? La nostra Kurisu. Eh beh, ci sta. Non ha mangiato nulla da pranzo. Ok, guarda l'orologio. Sono già le 8. Mangia una banana, ma soltanto una delle due che abbiamo appena scaldato. In fin dei conti, sono il frutto dei nostri esperimenti. O potresti prendere una delle nostre. Dalla nostra montagna di noodle in barattolo, insomma. Che bontà. Non vuoi niente? Immagino che siccome sei stata tanto in America preferisci roba tipo fast food. Cup noodles. Nani? Dai, vada per i cup noodles. Che sapore? Salsa di soia, chicken flavor, ok. Pollo. Ok, ha fame, mangia, ok. Una forchetta. Che fa... Ok, è passata la notte. Va bene. Ma direi Slashun non ti sei perso praticamente nulla. Alle 8 abbiamo mangiato i noodles con le banane calde. Daru non ne voleva nulla. Abbiamo esaminato un po'. Mi sono principalmente concentrato sul terminal mode, sui settaggi terminal mode del 6800. Il programma scritto da Daru sono tutti wizard class, così non ci capisco una fava. Wizard, un insanely skilled hacker, ok, un super hacker ovviamente. Mi domando quali siano le reali competenze di programmazione di Rintaro, ma insomma, Kurisu ha esaminato l'IC adapter e lo switchboard elettrico del laboratorio per un po'. L'abbiamo fermata quando stava cercando di smontarli, ok? È mattina presto e ancora non si è levata dai piedi, non se n'è andata. Where is she staying anyway? Dove
Dov'è, qual è la sua residenza? Dov'è che sta? È in Giappone da una o due, da uno o due mesi. E ha detto che sarebbe tornato in America questo mese. Ok, i treni non vanno così tardi, quindi forse non, è, non può andarsene, anche se vuole. Il Terminal Dogma. Ah, Slashun era la pronuncia giusta. Ok, ok. But in that case, why didn't she leave before the train stopped? Insomma, perché è qui? Non è che ha intenzione di restare? Nessuna ragazza è mai stata over at the lab, ha mai fatto la nottata al laboratorio, ma Yuri has a curfew e così torna sempre a casa a Ikebukuro. Un curfew sarà un qualche tipo di trasporto, guardiamo che cosa vuol dire. Coprifuoco, scusatemi, al coprifuoco. Inteso come orario di rientro. Naturalmente Daru and I stiamo spesso qui. Non è un'esagerazione dire che qua, passiamo qua la metà del nostro tempo, insomma. Forse è normale per le ragazze americane stare overnight, no? In un laboratorio. Cristina. Forse dovresti contattare la tua famiglia. Non ce n'è bisogno. Ma i tuoi genitori ti fanno fare quello che vuoi? Kurisu sospira. Non vedo mio padre da 7 anni, se era capito che c'erano i dead issues. E mia madre è in America. Vivo in un albergo adesso, hai capito? No. Wow. In un albergo. È chiaro, sarebbe assurdo, no? Maledetta celebrità. Se sei americano dovresti almeno usare un motel invece che un albergo. Mio Dio, Rintaro. Non sono americano. E non ci sono molti motel nel cuore di Tokyo. Che genere di albergo? Che cosa intendi? È un normale hotel in Ochanomizu? E quindi ci puoi arrivare a piedi, dico bene? Certo. Ecco perché è così flessibile, in fondo le basta una passeggiata. Finalmente Rintaro ha capito che se non le spiegava, non gli spiegava tutto, non stava bene. E parlami di tuo padre. Che coglione. Così. Hai detto che non l'hai visto da 7 anni. Che cosa ti interessa? Perché ti interessi, no, di mio padre? Sei tu che l'hai menzionato. E non è questo in buona sostanza un modo per implorare, ti prego, dammi qualche consiglio a proposito di mio padre, per piacere? Rintaro. You're crazy. Sei la mia assistente. E non posso lasciare che la mia assistente abbia delle preoccupazioni. Quindi dimmi tutto quello che ti passa per la testa. Ma davvero? Davvero le facciamo la seduta psicanalitica? Nope. Continua a lavorare. Che c'è? Non ho niente da dirti. Tuo padre era un eroe? Ma quindi, in seguito è caduto, è stato, diciamo, caduto nel lato oscuro, no? E ora, infatti, la citazione è proprio quella, e ora indossa una maschera nera e un mantello. E vabbè, Darth Vader ovviamente. E in futuro voi due siete destinati a combattere Star Wars. Sente i denti di Kurisu che fatica a trattenere la rabbia. Sei veramente arrabbiata con me, dico bene. Non mi prendere in giro. Non scherzare su queste cose, no? Kurisu doesn't look me in the eye. Ma la sua voce è bassa. Mi fa capire quanto sia di cattivo umore. Non scherzare dei problemi familiari della gente in questo modo. You're trampling on my heart. Stai camminando? Trampling? Calpestando il mio cuore. Rintaro deve praticamente imparare a vivere e ad avere delle relazioni umane normali, non è in grado di averne, questo è chiaro. Potrebbe quindi essere la situazione con suo padre un campo minato? Eh sì, forse dovrei chiedere scusa per una volta.
Cerco le parole per farlo, ma prima che riesca a dire qualcosa... Città! Ehi. Daru? Il grido di guerra di Daru riecheggia attraverso il laboratorio. Dare! Yattaruka. Vediamo, eh? Vediamo cosa ha combinato Daru. Quello che vi dicevo. Mission completo! La storia deve intensificarsi, ed è così. Mission complete. Sorride, pollicione in alto. Abbiamo il server admin's ID e la password. Ora possiamo introdurci finché vogliamo. Yahoo! E il database IBM 5100? Sono due cose diverse, ci ricorda Itaru, soltanto Rintaro poteva fare questa domanda. Allora, voglio dire, è un database con del codice normalmente non leggibile. Così c'è un limite a chi può accedervi. Sembra che neppure il direttore del laboratorio possa avere accesso. Ci sono posizioni più alte di quella? C'è un qualcosa chiamato il CERN Executive Council. E così lo chiamano un consiglio, eh? Che cosa ne dici? È un nome appropriato per il nostro nemico. Ok, Kurisu non apprezza particolarmente. Ok, lasciamo per un altro giorno il database dell'IBN 5100. Ok, cerchiamo i dati per la ricerca sul viaggio nel tempo. La sele. Okidoki! Mai ni shirabeta toki Z program tte no ga ayashikatta yo na. Sì, infatti, Wisa. Okidoki. The Z program we saw last time was suspicious, wasn't it? Asserto. Questo è il Jellyman's report. Anche lì nessuna informazione eravamo riusciti ad avere. Kurisu guarda il monitor, stares holes into the monitor. La sua espressione arrabbiata è sparita. Guarda con attenzione, stampatelo, no, negli occhi. È la prova delle azioni del CERN. Il loro piano, no? The Seat, in questo senso. Come si può interpretare? Aspettate. Inganno, va benissimo. Il loro inganno upon the world, al mondo. Ok, trovate il supervisore del progetto LHC. Ok, un ruolo importante, quindi. Ecco, stiamo entrando nel suo computer. Z programma. Z ovviamente sta per Jelly, Zeri. Chi lo sa? Chiaramente Rintaro non è capace di ammettere un errore. Ok, Daru si ferma. Trovato. Mostra un grafico sul monitor. E sembra lo scan di un vecchio documento cartaceo. Z Program Top Secret. Il programma inizia nel 1973. Non so perché mi sta venendo in mente Metal Gear Solid. Non ci vedrete. Quando fu fondato il CERN? Domanda, punto interrogativo. E Kurisu ci risponde: 54. Mm-hmm. È qualcosa che è accaduto dopo la fondazione. Ciao Watta. Ciao a tutti, IBM 5100. Quando è stato messo sul mercato? L'IBM 5100? Nel 75. Quindi questo è il motivo. Probabilmente questo è il motivo per cui l'IBM 5100 era centrale nelle operazioni del CERN. Gli anni combaciano, dopo tutto. Sono un paio d'anni di differenza. No, that's wrong.
Non può essere qualcosa di così stupido. Così semplicemente. Stupidamente semplice. Deve esserci una cospirazione mondiale coinvolta. Forse l'IBN ha nascosto il suo linguaggio proprietario nell'IBN 5100 al solo scopo del suo uso nel CERN Z Program. Forse IBN e CERN sono co-cospiratori ed entrambi vengono manipolati dalle ombre di una organizzazione ancora più grande. Ah, sì, sì, così è molto più interessante. Mamma mia, davvero. Nella mente del terapeutista. Attenzione, c'è un JPEG. Vediamo, non lo può copincollare. Andiamo a vedere. Il testo non è in francese. Sembra inglese. Nel rivero c'è francese, olandese, tedesche versioni di tutto ciò. E il contenuto sembra sempre lo stesso. Lo scopo del CERN, andando verso il XXI secolo, dovrebbe essere di stabilire il controllo sullo spazio e sul tempo. Cioè di abilitare la distruzione della storia esistente e la creazione di una utopia senza fine. Scusate che guardo Extant, che non vorrei aver detto una boiata. Ci avevo preso esistente. Non male come virgolettato, direi. Comandata dal comitato. Che encompasses the entirety of past and future events. Che... encompasses... Ho sbagliato. Che comprende l'interezza degli eventi passati e futuri. Ricordo un pochino la fine dell'eternità. La fine dell'eternità di Asimov. Che se non l'avete letto è un bellissimo romanzo sul viaggio nel tempo. Curioso Sunderland starts speaking at Stilted Clip. Ah, socca! Machise sa leggere dall'inglese, ovviamente. Quindi ha tradotto per loro. Ecco a cosa sono serviti, no? I tuoi studi in America, non è così? Proprio. Smettila di assegnare alle persone dei ruoli nel tuo mondo di fantasia, che non poteva dirgliela meglio di così, Kurisu. Ok. Kurisu si siede davanti al computer. Allo scopo di mantenere questo progetto, la segretezza di questo progetto e consentire al suo nome di rimanere rilevante in circostanze mutevoli, l'abbiamo chiamato The Zed Program. Leggiamo cosa c'è scritto lì. Destroying the history based on the rule of the time, space and it. And achieving a complete utopia by committee, including the future from the past, in other words, will become the significance of existences of CERN for the XXI secolo. Z program, experiment plan might... Andiamo avanti. Z come la lettera greca, like the Greek omega, o la omega o il cirillico ya. Ok? La lettera finale. È proibito assegnare ogni significato a questo nome o cercare in esso un significato oltre il progetto stesso. Come si può dire? Punizioni sono previste se questo editto fosse violato. Se questa regola fosse violata. The Z Program is a top secret project spanning international borders. Come le onde elettromagnetiche, come la ricerca sulle onde elettromagnetiche, è stato approvato come top priorità dal comitato di finanziamento, dal comitato dei 300. Quindi tutte le altre ricerche fatte dal CERN devono avere la funzione di tenere il Z Program, l'esistenza del Z Program segreta. Penso che Kurisu stia leggendo la prefazione di un documento, no?
sta diventando abbastanza dull. Ma dull non è stupido, scusate. No, forse dull. Noioso, scusate, noioso. Rintaro, dopo la prefazione non ce la faccio più. C'è qualcosa di specifico a proposito di cosa realmente sia lo Z Program? Il punto è proprio che non dovrebbe esserci. Ok, un'altra finestra ci viene fornita dal buon Daru. Ok, vediamo. This can't be. Stai a vedere che Kurisu deve accettare il fatto che il nostro Kabe ci ha preso. Eh sì, Kurisu si china in avanti e ad occhi sbarrati guarda le parole sullo schermo. Nondo. Che c'è? Z Program deva. Lo scopo dello Z Program è performare degli esperimenti, dei displacement experiments, dei time space displacement experiments by means of high energy proton collisions, che saranno i viaggi nel tempo, immagino. Time space displacement experiments. In other words, ovviamente. Time travel. Time travel, la Casaleggio. La Casaleggio associati. In realtà il Movimento 5 Stelle è una copertura per il Project Z. Oddio, sì, Dario, anch'io la vedo molto così. Sì. Anche se sia Machise che Mayuri sembrano poter ricoprire un po' quel ruolo, ma Mayuri non può evidentemente avere quella funzione. Fatica a non urlare, Rintaro. Corre subito alla finestra e la chiude. Troppo tardi, perché la tizia è in tuta, sta già per arrivare a pestarli tutti. Farà più caldo dentro, ma sarebbe peggio se la gente fuori ci sentisse. E Kurisu, che non è una scema, come non lo è Daru, e l'ha ben dimostrato alla fine, cioè è anche uno scemo, ma è anche un tizio serio. E Kurisu basisce. F4, basita. Mi state dicendo che hanno ingannato il mondo, depistato in qualche modo il mondo per quasi 40 anni? Proprio come sospettavo. Una grande ombra si nasconde dietro il serone. Tutto questo c'è sempre qualcosa di troppo nel discorso. Quasi certamente l'organizzazione o uno dei suoi pupazzi. Marionette, insomma. Se siamo capiti. Quale organizzazione, tu Chunibyo Najob? Che deve essere una cosa dispregiativa in ambito nerd. Mi pare che Chunibyo l'avevamo anche letto, ma non ricordo esattamente. Chissà se riusciamo a consultare in modo utile il nostro. Esattamente, possiamo farlo? Sindrome dell'ottava elementare, tipo. Maschi teenage. Nichilismo e cinismo. Self-centered. Follia e illusione di potere, di superiorità. Paura di essere trattato come un bambino. Insomma, una presunzione, un'arroganza ridicola. Le persone che lo mostrano credono di essere cool, ma in realtà sono patetiche. Chunibyo, which is often abbreviated in Chuni, also refers to the fictional tropes that teenage males often enjoy, such as ancient conspiracies, superpowers, Norse mythology, battles for the fate of the multiverse, eccetera, eccetera. The consummate Chunibyo case will work such elements into his own personal backstory. Ocarin is a textbook example. Perfetto, ci stava a rileggere, l'avevamo già letto, ma ci stava a rileggere perché è in questo momento che serviva. Almeno cerca di essere serio qualche volta, no? Non essere ridicola. Le mie parole sono sempre basate sulla verità. Scusa, ma non potrebbe semplicemente essere, giusto per sistemare un po' questo delirio di Rintaro, ma perché non ci metti comitato al posto di organizzazione? È quello che scrivono qui, dannazione. Perché non ci possiamo limitare alle prove, alle evidenze che abbiamo davanti?
Il comitato dei 300. CERN評議会とは... Non credo che intendano il consiglio esecutivo del CERN. Di che cosa stanno parlando? Andiamo a vedere, ma non dovremmo avere troppe informazioni. Ok. È comunque categorizzato come Chunibyo, eh? Comitato dei 300. Vabbè, i maestri non visti, i maestri nascosti, un'organizzazione segreta che si dice manipoli il mondo dietro le quinte. Alcuni credono che molte società segrete di cui parlano le teorie del complotto siano semplicemente dei pupazzi del comitato dei 300. Una teoria dice che il comitato dei 300 Ultimate Goal, che il loro scopo finale sia stabilire a One World Government, un governo mondiale. Con l'eccezione delle elite, la popolazione del mondo sarà ridotta a 1 miliardo. E il rimanente 1 miliardo... Ah, sarà ridotta di 1 miliardo? Credo che sia così. Le ONG, la sele, i taxi del mare. Il boss finale è un taxi del mare, ve lo dico. Oddio. Ridotta a 1 miliardo, grazie salotto del tridente, guardavo la chat proprio perché speravo. Sarà ridotta a 1 miliardo e il rimanente miliardo, però questa cosa, il New World Order ovviamente, questa cosa non è che abbia tanto senso, comunque, sarà schiavizzato. Ah, e questo rimanente miliardo, scusate, allora, ho letto male, vi chiedo scusa, vi faccio bene. Con l'eccezione dell'elite, la popolazione mondiale sarà ridotta a 1 miliardo e questo rimanente miliardo sarà schiavizzato. Abbiate pazienza. Di cosa stanno parlando? Il mondo è pieno di menzogne. Ah certo, Fat K. Sì. Non è così bello come credi. Ascolta un secondo, Karin. Sto ascoltando. Il comitato dei 300 è il potere oscuro che controlla ogni società segreta, ogni governo, ogni corporazione multinazionale. Stai di nuovo facendo su le tue cose, di nuovo inventando e incasinando. È la verità. Che meraviglia. Quanto cazzo è attuale questo gioco? Quanto è perfetto? Google it, if you don't believe me. L'università della vita. E com'era l'altra? La scuola della strada, l'università della vita e ovviamente Google. Ma basta che cerchi su Google, quindi... È vero, googlalo se non ci credi. Fino ad ora la razza umana, per tutti i traguardi che abbiamo raggiunto, non è mai stata capace di superare quella barriera chiamata tempo, il che è pur vero. La tecnologia del viaggio nel tempo che può superare questa barriera cambierà il corso della storia umana, letteralmente. Cambierà il corso, letteralmente, giusto? E così come quando fu splittato l'atomo, questo frutto proibito ha il potenziale di garantirci poteri divini. Non esiste un uomo che possa resistere a questa tentazione. E naturalmente tutti quelli col potere, coloro che hanno potere, useranno ogni mezzo a loro disposizione per ottenerlo. La moralità umana non è altro che uno scherzo di coloro che vogliono would stand with the God, di coloro che si eleverebbero con gli dèi in qualche modo, no? Esatto, Watta, tra l'altro. E non lo so, Dani, non lo so, no, non a breve. Vi dico, apro un secondo una parentesi, scusatemi. Facciamo Steins Gate. Quando uscirà, come si chiama? Death Stranding. Lo giocherò all'uscita. Lunedì, mercoledì e giovedì rimarranno di Steins Gate finché non abbiamo finito Steins Gate. Qui e lì annuncio sul canale Telegram. Cosa sul canale Telegram? Lo uso soltanto per annunciare live, quindi potete effettivamente, se volete, attivare le notifiche, perché non sarà mai usato quel canale per altre cose. Live extra, quando ci sarà l'uscita, sicuramente quando riuscirò di Death Stranding per riuscire ad andare avanti, a un certo punto finiremo Steins Gate, Death Stranding prenderà il posto delle live ufficiali, lo porteremo avanti, lo finiremo, penso, se fa schifo no, ma se è bello sì. E che cosa volevo dire? Vorrei, in previsione dell'uscita di The Last of Us 2, vorrei giocare The Last of Us 1 Remastered che possiedo su PlayStation 4 che non ho mai neanche avviato, e prima di febbraio, quindi questo è quello che vorrei fare prossimamente. Steins Gate,
Death Stranding avranno un periodo di sovrapposizione, ma Steins Gate non sarà mai toccato nella sua regolarità. Death Stranding subentra, premessa fondamentale giocare l'uno di The Last of Us e essere pronto per The Last of Us 2. E non so, non lo so, Electro, non ho una risposta, perché dipende da quanto è da quanto è dispersivo. Se è un free roaming molto dispersivo, lo giocherò anche offline Steins Gate, scusate, Death Stranding, però cercherei di no. Non so se ci sarà un vuoto fra la fine di The Last of Us, dipende da quanto lungo sia questo che Death Stranding, tra la fine di The Last of Us Remastered e The Last of Us 2. Nel caso lì ci fosse un vuoto di un mese, faccio per dire, potremmo infilarci un altro gioco, che non so qual è, potrebbe essere un altro Steins Gate, ma se poi è ancora così lungo potrebbe mettere in difficoltà, insomma, stiamo a vedere. Comunque ieri ho fatto dei test, tra l'altro avevo comprato questo monitor che è a 144 Hz e lo facevo andare a 60, ho scoperto come sbloccare la faccenda e devo dire che ci ho attaccato alla PlayStation, si vede, non ho mai visto una nitidezza d'immagine così bella e riesco a streamare la PlayStation, penso, spero, con grandissima comodità. E quindi così. Sarò da PlayStation 4 base e non da PlayStation 4 Pro. Lo zero, se questo gioco finisce, che ci fa dire, cazzo, devo assolutamente giocare l'altro, lo giocheremo, prima o poi. Se no, no. Cioè, non voglio assolutamente prendere impegni prima di sapere dove stiamo andando a parare, insomma. E, va bene, insomma, ragazzi. Quindi vi volevo anticipare queste cose qua. So che i giochi papabili sono infiniti, però dobbiamo andare una linea e non mettere troppa carne al fuoco, perché sennò sono ingestibili. E naturalmente, Old Sweet Power, ok, questo l'abbiamo già letto. E tra l'altro sono molto belle queste frasi, nel suo delirio ha tirato fuori delle belle... una bella costruzione letteraria. Understand, hai capito, Cristina? Questo era un discorso niente male, vero. Siccome tu sembra che ne sappia tanto, quindi anche tu stai mirando alla deità, in qualche modo. Quello che Oh Inkyouma desidera è la distruzione di tutti coloro che chiamerebbero loro stessi dei, il collasso del loro sistema odioso e una nuova gloriosa epoca del caos. È un super anarchico pazzo a suo modo interessante, in realtà, cioè è un pazzo delirante, un complottaro totale, ma se il gioco, se la finzione narrativa di Steins Gate... No, cos'è successo? È saltata la live. Sono in live, sono ancora in live. Ah, sono crashato un attimo, ok, ho refreshato e ci sono. Nel momento in cui... bella lì. Nel momento in cui la finzione narrativa di Steins Gate lo imbocca con un vero complotto mondiale, è chiaro che le sue suggestioni diventano... acquisiscono, rischio per il giocatore molto giovane e ingenuo di Steins Gate, acquisiscono una loro credibilità, che nella finzione narrativa potrebbero benissimo avere. Questo non significa che essere dei complottari abbia senso nella vita reale, però significa che nel mondo finzionale di Steins Gate c'è veramente un complotto gigantesco per controllare tutto. Poi il fatto che queste due cose non collimino mai, perché lui è sempre un passo avanti nel delirio, a posto. Non sto chiedendo a Owen, sto chiedendo a Okabe. Sono Owen. In altre parole, tu non hai una tua propria ragione, che si può leggere in entrambi i modi, ragione come motivazione e come ragionamento, come razionalità. Stiamo a vedere, Ci siete. Maledetta assistente, come ti permetti di attaccare la mia propria identità? Riflette, no? Il buon Rintaro. Maxeci. Ti prego, continua a leggere, visto che è la traduttrice ufficiale, no? Che cosa vuol dire dimenticati di me, lasciami perdere? Sono stanco di ascoltare teorie del complotto, sono più interessato nel Z Program che nelle tue follie. Te l'ho detto, non sono follie e non sono teorie. Ma Daru ha messo a segno un punto alle sue ragioni.
La nostra priorità adesso è esporre il Dark Side of the International Research Organization known as CERN. Joshi, Suzuki-o. E come se fosse una sua delibera, continua, assistente. Almeno mostra rispetto quando chiedi un favore. Kurisu, sei sicura di voler flirtare con Rintaro? Ok, obbedientemente, Kurisu, torna al lavoro. Sentiamo, Stage 1, fase 1. Fase 1, Zack, nel caso posta qualcosa come tue ultime parole. Fase 1, costruzione ed implementazione del Large Hadron Collider. Forse dovrei dire Collider, non so come sia la pronuncia. La categoria Science, ovviamente, un device che accelera le particelle caricate in ordine allo scopo di ricercare le reazioni che risultano quando queste particelle collidono. Il tipo di particelle accelerate determina anche il nome dell'equipaggiamento, insomma, sì. E negli anni recenti most high energy accelerators sono stati sincrotone ring del giro del senso della tipologia anello di sincrotoni. Ring type accelerator sono molto costosi da costruire, ma possono performare i più effettivi, insomma, efficaci esperimenti, cioè che danno maggiori risultati. La ragione per la forma ad anello è che le particelle caricate possono essere spedite attraverso un campo elettromagnetico in modo da indirizzare la loro traiettoria attraverso la forza di Lorentz. Il più grande sincrotone del mondo, oltre che quello del CERN, oltre che l'LHC del CERN, sono locati negli US, nel UK e in Giappone. Molto bene, siamo felici. Ci stava, però. Collider, ci può stare. Negli ultimi 50 anni, a iniziare dal Proton Synchrotron completo nel 59, gli acceleratori di particelle, la tecnologia degli acceleratori di particelle, ha raggiunto il punto dove risultati standardizzati possono essere ottenuti. Stage 2, fase 2, implementazione e test della tecnologia Lifter. Accidenti a me, Lifter. Cosa intendo in questo caso? Chissà se il traduttore mi aiuta. Sollevatore. Anche a me veniva da dire, ma ce lo becchiamo come sollevatore. Ok. Uno è anche a Trieste. Bella bascia. Thank you very much. È proprio una cosa il lifter. A posto così. Ok, Obamone. Thanks. La formazione di più di due artificial localized, di più di due singolarità localizzate artificiali, così come la formazione di un buco nero di Kerr, Steve Kerr ovviamente, will become possible when the stage is complete. Ok, in order to hide the program's true goal, in ordine allo scopo di nascondere il vero scopo del programma, è necessario far fuoriuscire intenzionalmente delle misinformazioni, delle informazioni false che riguardano la formazione dei buchi neri, letteralmente sviare il dibattito pubblico, quindi anche la comunità scientifica e la sua ricerca intorno alla formazione dei buchi neri. È davvero una cosa che non è scientifica quella che stanno facendo, non da un punto di vista della tecnologia o del metodo, ma non è scientifica da un punto di vista, potremmo dire, filosofico, perché ritaglia un pezzo della comunità scientifica fuori da tutta l'altra, il che naturalmente nel lungo periodo non è mai sostenibile, perché è soltanto la collaborazione di tutta la comunità che può dare risultati migliori nel tempo, ma qui loro possiedono, no? Questa incredibile tecnologia, e quindi si fanno la loro nicchia che non comunica più in modo trasparente i risultati al resto della comunità per comandare il mondo. Al di là ovviamente delle esagerazioni complottare, in realtà è un problema etico non piccolo quello che viene messo in luce in questo aspetto qui. Potrebbe il CERN, quello vero, potrebbe un'istituzione scientifica fosse privata e avesse tecnologia e fondi, isolarsi a tal punto, se pensate al discorso dei brevetti in ambito medico e genetico, i problemi di questo genere in realtà già esistono. Quindi a livelli diversi sono problematiche etiche che la scienza conosce. Ora qui naturalmente è tutto ingigantito, eh? Vado avanti. E non l'ho letto. Stage 3, sperimentazione animale. Ah, cioè skippato proprio. Stage 4,
Kurisu, stop. Kurisu si ferma. Prende un respiro e finalmente fa quella cosa che già tante volte abbiamo visto, che è tipica, no? Sua, borbotta arrabbiata. Sperimentazione umana. Sperimentazione animale, sperimentazione umana. Davvero? Oh, la faccenda è seria? Un brivido. Lo ammetto. Una parte di me vede ancora questa cosa come un gioco. Ero felice, sollevato anche di scoprire che un'istituzione è così rispettata come il CERN stesse davvero facendo ricerca sul viaggio nel tempo. Dopotutto noi stessi abbiamo avuto successo, che sia stato per caso o per scopo, per intenzione, diciamo così, nella produzione della nostra propria macchina del tempo. Time travel phenomenon, vabbè. E pensavo che forse avremmo potuto battere il CERN to the first functional time machine design. E non sarebbe stata una figata, no? In fondo. Ma adesso, proprio come ho detto a Kurisu, il mondo è pieno di menzogne. La morale, le morali, sono insignificanti. No, Rintaro, se le morali fossero insignificanti, tu non avresti nessun problema adesso. E non proveresti queste emozioni. Comunque, capiamo il discorso che vuole fare. Abbiamo fatto bene a farci coinvolgere in una cosa del genere. Na Ocarin, mai ni hacking shita toki no koto oboeteru ka? Io, Karin, ti ricordi quando ci siamo introdotti, no, in precedenza? Sono abbastanza sicuro che l'email che abbiamo letto dicesse: errore, umano morto, mismatch. Per dettagli, vedi The Jellyman's Report. Era la fase 4. Human is dead. Vi ricordate che avevo pensato alla voce Human is dead? Non avrà senso e non sarà collegata, ma noi, Human is dead, è da dove siamo praticamente partiti, con Steins Gate. Kurisu, di un'altra world line, quasi certamente. Chi lo sa. Morta. Poi non sarà la stessa cosa, non sarà assolutamente la stessa cosa. Someone died? Potrebbe questo avere a che vedere con la sperimentazione umana? La gola, my throat goes dry, no? Gola secca. Sudore freddo, no? Dalle sopracciglia. E non è per il caldo. Kurisu e Daru aspettano che io dica qualcosa. Stanno affidando a me la decisione. Le cose diventano serie. Sarà interessante vedere se e come la personalità di Okabe si adatterà all'avere veramente scoperto qualcosa e al doversi davvero prendere delle responsabilità. I ask myself. Me lo domando anch'io, me lo domando. Is this really okay? Va bene quello che stiamo facendo? Sei sicuro? Perché è una strada senza ritorno. Sei davvero sicuro? There's no turning back. Mamma mia, ragazzi, sembra che l'ho scritto io. There's no turning back. Non c'è ritorno. È una di quelle scelte che determineranno in modo comunque imprevedibile il resto della tua vita. Sei sicuro? Non puoi esserlo, è comunque una scommessa, no? Certo, ma posso vivere con me stesso, facendo finta che questa cospirazione non ci sia? Daru, dai un'occhiata al Jellyman's Report. Really? Ma prima, Cristina. Io sento che arriva la cazzata, oddio. Tu dovresti andartene. Perché? Perché improvvisamente... Zerimanzerepoto.
Per una volta do credito a Rintaro. Chissà che non abbia subodorato. Chissà che non abbia subodorato come noi il fatto che Cristina Kurisu potrebbe leggere della propria stessa morte. Il Jellyman's Report mi dà una strana, una cattiva sensazione, un bad feeling. Una volta che l'avremo visto, non potremo più ritornare alle nostre normali vite, proprio perché la morale c'è. Altrimenti non sarebbe così, caro Rintaro. Non sarete più capaci di vivere con voi stessi come se non l'aveste mai letto. Tu sei un genio, sei già stata pubblicata, per dirla schietta, no? Non c'è nessun bisogno di buttare via il tuo futuro, promettente. Sei preoccupato per me? Sì, e qui Rintaro mostra un lato umano molto bello. Certo che lo sono, in fin dei conti sei la mia assistente. Grazie della tua preoccupazione, ma non me ne andrò. È necessario che noi si riveli al mondo questa verità. No, è troppo pericoloso. Hai paura? Siamo senza potere davanti di fronte a questa cospirazione. Una mossa sbagliata e ci cancellerà, ci avranno cancellati, il che è presumibile, devo dire. Ma ciò nonostante, questo non è un gioco, non sto scherzando qui. Ok, non lo dirò a nessuno. Per quanto la sua espressione mostri che non è d'accordo, si sottomette, diciamo, accetta quello che ho detto. Ma non me ne andrò, questo mi interessava. Mi terrebbe sveglia di notte. Kurisu ha già superato il punto di non ritorno, ovviamente. Non può andarsene. Non ti pentirai di ciò, di restare? Shinai, I won't. Dichiara fermamente. Non so se si tratti del suo spirito competitivo, o del suo coraggio, o se semplicemente ignora come gira il mondo, diciamo così. Ma sembra proprio che non la possa persuadere al dargliela su. Daru wa dou suru? E tu, Daru? Kakugo wa dekite iru ka? Sei preparato? Ma, boku wa super hacker da shi? Sono un super hacker. Si trova a suo agio persino in questa situazione. Diciamo che Daru, molto confident, no, nelle sue vere capacità di hackeraggio, ha probabilmente l'illusione di chi non è mai a contatto diretto con i risultati di quello che fa. In un certo senso si sente protetto al di là del monitor. Non è abituato ad avere il pericolo nella stanza dove si trova, ma sempre dall'altra parte, ok? Questo potrebbe essere un suo bias. In questo modo potrebbe sottovalutare, capite, il pericolo. E con le mie abilità non sapranno mai. We were there, che noi eravamo qui, no? Questo sistema le cose. È una cosa buona che non ci sia Mayuri. Non posso lasciare che lei sia coinvolta. Li guardo entrambi negli occhi. Iniziamo. Kurisu lascia la sedia a Daru. Sono una squadra adesso. Questo è il momento in cui la squadra... però è arrivata la stronzata. Da qui in avanti, questa sarà chiamata l'operazione Lijern's Chest, che è un tip, che è sempre Chunibyo come categoria. Nella mitologia norrena, un gigantesco cesto, forziere, protetto da 9 lucchetti, che contiene la spada maledetta, Levatein. Figo.
Perché mitologia norrena? Ma perché è figa, no? Che cavolo hanno gli uomini e i termini militari? Daru! Saksen kaishi! Immediatamente Daru. Diamo inizio alle operazioni. Però il mood è cambiato, eh? E trova ben presto il Jellyman's Report. Ci vuole una seconda password di autenticazione che Daru ottiene facilmente. Pronti? Lo sto aprendo. Daru guarda Maekurisu. Si bagna le labbra e annuisce. L'aria nel laboratorio sembra più tic, più densa. Ma poi tic è proprio denso, scusate, io non posso vivere così. Tic. Di spessore, sì, denso. Spesso, denso, fitto. Sì. Impossibilitata ad uscire dalle finestre chiuse, ci circondano con un caldo oppressivo, opprimente. Daru si asciuga il sudore dalla sua fronte con un fazzoletto e timidamente preme invio. Il file si apre e sembra un riassunto. C'è una fotografia in alto a destra e in alto a sinistra c'è un nome, un'età, un'altezza, un peso e altre informazioni. È il dossier di una persona, una vittima. E al centro c'è una lunga linea di testo, stringa di testo in inglese. E sotto di questa c'è qualcosa attaccato, come uno scan di un giornale, clippato con una black and white foto, no? And then I know. Io so esattamente che cosa Jellyman nel Jellyman's Report significa. Jellyman's Report 10. Hanno gelificato una persona. Jellyman's Report 10. James McCarthy, quindi non la nostra. Anni 31, americano. Z Program Stage 4, Date of Experiment 2005, 28 gennaio 2005. T1305, questo. Carisu si allunga, no, sopra la spalla di Daru e legge il contenuto ad alta voce. Risultato errore, human is dead, mismatch, e l'immagine è quello che è successo a una banana. E noi lo vediamo là in alto, l'immagine che abbiamo sullo schermo noi altri in questo momento, ma guardate in alto a destra. Morning Good News, April 1921. L'identità di un uomo. The identity of a man from whom a man who made the right side of the body buried in the wall in the building. Questa creatura umanoide fusa con il muro di un edificio di New York was dead, was discovered in uncertain on April 3, 1921. The whole body melts and it has jellied. Mata sore ka yo. That again. Si ritiene che a causa dell'infinita compressione della supergravità il soggetto non possa sopravvivere sopportare il passaggio attraverso la singolarità all'interno del Kerr Black Hole. Aprile 3, 1921, New York City, un identificato uomo era stato scoperto morto in un viale della Union Square. The right half of his body was embedded in a nearby wall. It sounds like Kurisu is reading a newspaper article at the end. The man's body, 1921, was completely jellified. Avete visto, a parte Achievement, Interpreter, Rendezvous, ma avete visto che sulla spalla il dead body qui aveva scritto CERN? L'avete visto? Il dead body trovato nel 1921 aveva scritto CERN. Interessante.
Non lo so. E infatti è questo il discorso paradossale. Pidona Diale, se era un articolo del 1921, non se ne era già saputo qualcosa? Forse una notizia che semplicemente fra le tantissime era passata dimenticata. Siamo nel terzo capitolo. The ticking of the clock is like a hammer inside my head. Sono passate le 2 del pomeriggio, è sempre il 2 agosto, eh? La finestra è chiusa e il laboratorio è silenzioso, se non fosse per il rumore del computer. Sì, esatto, il ritrovamento di uno strano cadavere non è una notizia che attraversa le epoche. E che un tizio con scritto CERN sulla spalla, chissà, cioè nel senso, cioè non è che dici, oh mio Dio, ma questo è quello che un giorno sarà il laboratorio di ricerca, non è nemmeno una notizia. Ah, 2 del mattino, 2 del mattino, scusatemi, scusa, grazie della precisazione. E infatti loro stanno facendo nottata da prima, quindi non c'è stato uno stacco temporale per il terzo capitolo. Guardiamo l'immagine cruenta mostrata sul monitor, senza parole. Avevo ragione, siamo andati troppo a fondo. In fondo un pochino mi aspetto che arrivino dei tizi in giacca nera, no? E occhiali a dare un calcio alla porta e che ci portino in una prigione militare segreta, no? Meglio controllare che la porta sia chiusa. Che diavolo sta succedendo? Daru rompe il silenzio con un sussurro incredulo. Hanno gelificato qualcuno. Eh sì. Dopo aver sentito la familiare parola, gelificato, no? Che loro così tanto hanno usato, no? Guardo riflessivamente al casco di banane vicino al computer. Rimane una sola banana. Non abbiamo avuto un solo esperimento di successo oggi. E quindi nessuna di esse è stata gelificata. Ma io non credo che questa sia una mera coincidenza. Le banane gelificate prodotte dal Phone Wave e i gelificati cadaveri prodotti dal CERN, dagli esperimenti del CERN. Sembrano della stessa natura. Sì, è certo. Fin qua ci siamo, è giusto. Stanno sperimentando sulle persone. Kurisu parla con calma, nonostante la sua espressione corrucciata. Non toglie neppure lo sguardo dall'immagine cruenta. E questo significa che hanno creato una macchina del tempo, anche se non è perfetta. Rintaro, sono ancora sotto shock. E così non mi sfugge il significato delle parole di Kurisu. Questo articolo del New York Times è del 21. 90 anni fa. Guarda. Kurisu indica parte della fotografia in bianco e nero, con il dito che trema leggermente. The jellified corpse of a man. She's pointing to his shoulder, infatti. Which has writing on it. Ci sono delle scritte su di essa. Forse era stata stampata nei suoi vestiti e si è fusa nel corpo gelificato. Ma riesci comunque in qualche modo a leggerlo. CERN 21 35 47? Che cazzo c'è scritto? Boh. CERN. Oh, l'avevo ben beccata? E così il CERN ha usato l'LHC per mandare qualcuno indietro nel 1921. E sembra che non siano riusciti a tenerlo in vita, dopo tutto. È questo l'unico report? No, ce ne sono altri. Sembra 14 persone in totale. Vi leggo un secondo. Altri jellyman. Altre persone gelificate. Altre vittime della sperimentazione su umani. Fatica a digerire, no? E sono terribilmente assetato. A deglutire, sarebbe più giusto dire. Prende una Dr. P fredda dal frigo e si bagna la gola. Fammi vedere gli altri. Chiaramente ora non abbiamo più il pensiero che possa essere in qualche modo collegato a
a Kurisu, non è stata gelificata, non c'entra nulla, non è nel passato, eccetera. E così Daru tira fuori un altro report. Kurisu inizia a tradurlo ad alta voce. Jellyman's report 9. Jellyman report numero 9. Questo è in francese. Gennaio 2001. Le cadavre de l'homme qui est tombé dans la forêt de Faubourg Pau français a été. Il cadavere dell'uomo che è caduto nella foresta de Faubourg Pau, non so che cazzo sia, francese, è stato dichiarato, a sinistra il cadavere è unificata con il tronco dell'albero, il resto si dice che il corpo si sia gelificato, stessa cosa. Dan Straisky, età 26, canadese. Z Program 4, Date of Experiment 2004, 6-9, 14-10. Risultato errore, Human is dead, mismatch. The newspaper clipping, I think it's French, I can't read it. Il cadavere scoperto nella foresta di Faubourg Pau, che deve essere un posto, è stato combinato con il tronco dell'albero, il corpo è gelificato, l'identificazione della persona è stata difficile, la polizia, boh, non si capisce neanche che cazzo c'è scritto, comunque. Lì c'è scritto chiaramente umano gelatinato, le Faubourg Pau, che è una località. Oh boh, insomma, è la stessa storia di prima. You can read the date, comunque, il 31 gennaio 2001, che è molto diverso da 1921, Omelette Omelette du human. Veramente, veramente. La location è Pau, France, I get. È abbastanza recente. C'è una bella differenza da James McCarthy nel 21. Ok, traduzione automatica. Ok. Il suo piede sinistro era fuso con il tronco dell'albero e il corpo si è gelificato. Ah, pied gauche, veramente, quindi la parola era completa, pied. Daru va al report successivo. Jellyman's report. Questa è una ragazza. Jellyman report numero 8. Cadavere misterioso, è scoperto. Qua siamo nel 1972, in India Tamil, Nadu, Dharmapuri, una località indiana forse. Linda Hill, 25, britannica. Z Program 4, 2004. Errore, Human is Dead, mismatch. Ottobre 2 del 72, gelified body of a woman was discovered on the streets of Dharmapuri in Tamil Nadu, India. C'erano segni che questo corpo gli era passato sopra una macchina, quindi è stato scoperto anche dopo. Daru va alla pagina successiva. Jellyman 7. Ma siamo in Giappone. Michael Lang, età 33, tedesco. 2002. Errore, Human is Dead, mismatch. L'articolo è scritto in giapponese. Sembra un giornale di prima della guerra. 24 maggio 1936, il cadavere di quello che si crede sia un essere umano gelificato è stato trovato at the base of Monte Hiei, alla base del Monte Hiei in Kyoto. Era danneggiato. Forse è rotolato giù, no? È successo anche in Giappone. Non ho mai sentito questa storia prima, forse coperta dall'organizzazione, forse davvero non sono emerse a questo punto. It was pre-war, though. Chiaramente uno nato nei 90 come lui, cosa vuoi che ne abbia mai sentito parlare? Prossima pagina. L'immagine mostra una spiaggia. Bellissima se non fosse per i jellyfish-like body lying on the sand. Deve essere stato lavato via, no? Portato a riva, in qualche modo, scusate, dal mare. Discover the fish Apkallu, living thing of mystery that flows to coast and arrives. Jellyman's report 6. Mark Hughes, 30 anni, americano. Z Program 2002. Nel 1985 uno strano corpo fu portato a riva sulla costa di Streymoy, alle isole Faroe.
それは成人男性のようにも見える。ファロエル、noi le chiamiamo, no? クラゲのようなブヨブヨの物体であり。Ciao la luna blu. Ciao a tutti, naturalmente. It appeared to be the body of an adult, maschio adulto. Ma la sua carne era soffice come qualcosa simile a una medusa. Alcuni abitanti dell'isola credono che fosse il corpo di una creatura marina, come potrebbe essere merman, mermaid, sarebbe una sirena maschio. La scritta CERN era stata trovata vicino alla spalla, ma il CERN nega ogni coinvolgimento, perché il CERN esisteva già. E come? Continuo a guardare. Ho visto abbastanza. Direi, ragazzuoli, che possiamo... Un tritone, giusto? Giusto. Direi, ragazzuoli, che possiamo fermarci qui. Abbiamo superato il limite, siamo al terzo capitolo. Se non sbaglio da quello che mi avete detto, dal quarto capitolo in poi ci saranno le scelte determinanti per avere il true ending. Faremo in modo di farle giuste, di barare, perché vogliamo il true ending. Da quello che ho capito c'è un vero finale, gli altri sono finali minori, per così dire, e noi lo vogliamo assolutamente vedere. Quindi ci penseremo quando sarà il momento. In ogni caso, sono le 15:51 di mercoledì, ci vediamo giovedì, cioè domani, alle 14:30. Snake, vediamo. Vediamo. E grazie mille, devo dire, oggi ne ha droppata di roba il buon Steins Gate, ma ha decisamente preso la ruzzola, come si dice dalle mie parti, ha preso una bella inerzia. E ci vediamo domani, ragazzuoli. Grazie davvero di essere stati connessi. E nulla. Adesso, quando mi appare l'apposito schermo, chiudo la live. Ciao, ragazzuoli, buona giornata.